Io sono stato cavaliere della Bruna, primo cavaliere, portavessello, vice generale, li ho fatti tutti. E si va vestito, prima era più stretto perché la moneta girava poco, eravamo più poveri in Italia. Poi man mano si è passato dal raso al velluto e oggi vanno tutti ben vestiti, diciamo grazie a Dio. Il cavaliere può andare vestito come vuole perché non ci hanno messo nessuna legge di andare vestito tutti un colore. Però l'unica legge è di portare i pantaloni bianchi con una riga rossa, con una riga blu, secondo il mandello. Mentre tutto il resto è tutto come vogliono fare loro. Ognuno ha il suo simbolo. Chi porta la Madonna, chi porta l'Eucaristia, chi porta un cavallo imbizzarrito, a seconda come gli viene in testa. Io portavo un mantello pieno di fiori. Il cavaliere c'ha la cresta. È questo qui, mentre l'ufficiale già solo il portapiume, è questo qui. Il cavaliere, gli indumenti intimi li porta normalmente e poi si incomincia a mettere pantaloni, camici, magari la camicia senza collo, solo con la pistagna, la corazza. La bavetta, prima si portava di fuori, oggi la portano da dentro al mandello perché il mandello è troppo lussuoso, è meglio portare la bavetta dentro. Mentre prima la bavetta faceva da lusso, da cornice. Una volta il cavallo veniva addobbato con i fiori di carta che gli facevano nei vicinati, o il cavaliere usciva dal suo vicinato, aiutato dal vicinato. Se non aveva tempo la famiglia, i genitori, la fidanzata e i vicini di casa la aiutavano perché l'orgoglio di uscire il cavaliere da quel vicinato si preparava, si aiutava. Poi, se è finito il tempo della carta, si è usato la plastica, i fiori di plastica. Oggi come oggi portano solo il pettorale e basta. L'elmo che abbiamo portato a Roma il 2000, l'anno del giubileo, fu contattato da Martulli Eustacchio, allora era il presidente dell'Associazione Cavalieri. Sapendo ciò che facevo io, dice Giovanni, dobbiamo fare un elmo al Papa. Dobbiamo andare a Roma. Abbiamo fatto l'elmo al Papa, dopo averlo già finito. Me l'ha fatto rifare la prima visiera e mi ha fatto fare la seconda perché dovevo stare scritto l'Associazione Cavalieri di Matera, alla quale io ero contrario perché l'elmo l'ha messo tutta la cittadinanza, perché io ho cercato il materiale da uno, il velluto dall'altro, i pomponi dall'altro, l'hanno messo e l'ho fatto vedere a tutti i materiali che hanno partecipato e poi l'abbiamo portato a Roma. Ai tempi miei i cavalieri erano tutti uguali, salivano tutti sulla cattedrale. Quando eravamo 35, 40, fino a 42, nel 78 siamo saliti tutti sulla cattedrale. Allora si faceva i tre giri, che non erano tre, erano quattro, cinque, sei, e c'era una nave di persone, sia al centro, sia ai laterali. E non si è mai fatto male nessuno. Adesso, per paura che si strappa il carro là sopra, non fanno più salire nessuno. La festa è diventata una cosa che non sembra più festa. Io mi alzo la mattina presto. Se faccio in tempo entrare in cattedrale a vedere la messa, a sentire la messa, la sento. Oppure parto con la processione dei pastori e me la seguo fin dove posso, in base all'orario. E poi incomincio ad andare dalla casa del trombettiere e poi seguo tutti i cavalieri. E
perché più di uno ha bisogno di me, chi per un punto, chi per qualcosa, perché sono tutti che li ho cresciuti io. Maria è devota alla Madonna. Sì.